Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. In questa splendida giornata di marzo, splendida nel senso che è esattamente come tutte le giornate si aspetta ad avere a marzo, nuvolosità pazzesca, pioggia, poi probabilmente verrà il sole, quindi aspettatevi nel giro di, non lo so, 5-6 minuti di vlog tutte le possibili combinazioni meteorologiche. Dicevo, in questa splendida giornata di marzo voglio parlarvi innanzitutto di World 5 List, un altro canale di 5 cose, 5 curiosità delle top 5, che è ben curato e stimola la curiosità. Ogni volta che pubblica uno dei suoi video sui 5 qualcosa, mette sempre dei link di approfondimento a tutte e 5 le storie trattate, quindi il canale è World 5 List, link sul doobly-doo, e mi sembra il caso di segnalare 5 suoi video che ho trovato più interessanti. Ecco, i 5 video più interessanti da World 5 List. Comunque vi consiglio di iscrivervi al canale e di dare un'occhiata a tutti i suoi video. Sono delle cose molto interessanti in ambito medico, in ambito scientifico, curiosità, eccetera. Cominceremo comunque con 5 sorprendenti benefici del bere acqua. Link sul doobly-doo, assieme a 5 dei posti più strani sulla Terra. Visto che siamo su YouTube, direi che è il caso di segnalare 5 notizie cool su YouTube. Qualcosa che forse non sapevate, qualcosa che forse avevate sentito nominare, però con i relativi approfondimenti. E YouTube è una piattaforma di Google, quindi perché non aggiungere anche 5 cose che non sapevate che Google potesse fare? Vi stupirà un po'. Per concludere vi segnalo 5 spettacolari amicizie fra animali. Questo è World 5 List, trovate il link sul doobly-doo, iscrivetevi al suo canale, molto interessante, e passiamo all'argomento del giorno. Oggi vi voglio parlare delle occasioni perdute. Vengo e mi spiego. Nel 2006 ho pubblicato il mio primo libro, Estrazioni dal weblog, link sul doobly-doo anche per comprarlo su Amazon, se siete interessati. Ora, io ho iniziato il mio blog ufficialmente nel luglio 2004, anche se in realtà io ho cominciato il mio blog molto prima. Sono stato tra il 2001 e il 2002 su Super Eva, quando Blogger era della Pyra Corporation, avevo il blog su Super Eva, avevo scritto non tantissima roba, ma avevo del materiale, raccolto dalla posta elettronica, raccolto nei newsgroup, eccetera. Infatti quando poi ho pubblicato il libro Estrazioni dal weblog, è andato a finire che, pur essendo un libro del 2006 e quindi basato anche su un blog che era nato nel 2004, e alla fine ho segnalato anche materiale che andava indietro fino al 2002. E voi mi direte, ma cosa c'entra questo con le occasioni perdute? C'entra perché aver cominciato a gestire il blog nel 2002 è stata per me un'occasione perduta, cioè io avrei potuto cominciare il blog molto prima, ancora nel 2001-2002, appunto, invece ho rinviato, per mancanza di infrastrutture soprattutto, finché l'ispirazione principale non me la diede Paolo Attivissimo, che aveva già il blog attivo nel 2004, non tanto per l'ispirazione in sé, quanto per lo strumento, per dire, bah, anziché andare a cercare un server web che mi ospitasse da qualche parte, utilizzare direttamente l'infrastruttura di Blogspot. Ma considerate questo, quando io ho pubblicato Estrazioni dal weblog nel 2006, in realtà avrei dovuto prima pubblicare un altro libro, non a caso intitolato «Scusi, mi formatta il mouse?», che conteneva il materiale che ho raccolto facendo il lavoro di tecnico informatico, perché ve lo dico con il cuore in mano, pressoché tutto il materiale che vedete su Vita da Tecnico è materiale originale, sono cose che ho vissuto sulla mia pelle, qualcosa, ma proprio piccole cose, sono racconti che ho fatto su Italia Bologna e Barzellette o che ci siamo scambiati tra amici, ma pochissima roba, buona parte della roba l'ho vissuta sulle mie spalle.
dal 1994 a oggi, da quando ho cominciato a fare il tecnico informatico. Quindi è praticamente 20 anni che raccolgo materiale e 20 anni che dico «ma prima o poi pubblicherò un libro». Avevo il documento OpenOffice pronto già da tempo, eppure era un periodo in cui questi libri dei call center, delle storie dei call center, delle storie dell'assistenza tecnica, cominciavano un po' a diffondersi, quindi sì, una situazione nella quale dicevo «ma potrei infilarmi anche io nel mare magnum o meno», poi ho imparato che invece è proprio il momento ideale, quello in cui è di moda, in cui infilarsi nel mare magnum può essere anche un modo di seguire la corrente e magari avere un minimo di successo. Anche lo stesso format Vita da Tecnico, se avessi cominciato a fare video YouTube molto prima, avrei potuto cominciare molto prima. Però, come ripeto, sono delle situazioni nelle quali io dico «sì, ok, ho perso un'occasione», però alla fine mi sono tuffato e riconosco di aver perso un'occasione, soprattutto perché non sono delle cose che, una volta che ho cominciato a fare, sono diventate negative. Essere diventato uno youtuber mi spinge a continuare, è stata ed è una bellissima esperienza. Aver cominciato Vita da Tecnico è stato un modo di dire «va bene, basta, è 20 anni che raccolgo appunti, è il momento che faccio fruttare questi appunti». E sicuramente avrei potuto cominciare prima, però questi appunti stanno potendo fruttare. E ora vi chiedo, voi c'è qualcosa per cui vi mangiate le mani? Voi avete dei rimpianti? Avete cominciato qualcosa con molto ritardo, pensando «beh, se l'avessi cominciata prima»? Fatemelo sapere, ditemelo sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Ragazzi, io vorrei solo sapere questo, quindi per il momento ho concluso. Vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, così riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Tra l'altro in settimana pubblicherò un video che vi spiega anche come far funzionare correttamente le notifiche di YouTube, visto che i feed di YouTube continuano a subire dei cambiamenti, oserei dire, spettacolari. Inoltre vi ricordo che giovedì uscirà la prossima puntata di Vita da Tecnico, quindi iscrivetevi se non volete perdere anche Vita da Tecnico. Trovate ad ogni modo il link alla playlist Vita da Tecnico sul doobly-doo e alla fine di questo video. E infine vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, vi è incuriosito, vi ha stuzzicato, di fare pollice in alto e condividerlo con tutti gli amici sugli altri social network, usando lo splendido bottone condividi che trovate in fondo al video, non fate freebooting, vi ringrazio. E detto questo, ragazzi, questo è tutto, ciao e ci vediamo alla prossima!